nuovo video sulla prossima luna piena, sarà un video più veloce del solito perché non ho tanto tempo e quindi non ho neanche preparato nulla bene di scritto, una piccola scaletta da seguire. In ogni caso ci tenevo a farvelo come avevo detto nello scorso video, mi dispiaceva saltare poi unicamente una sola luna e quindi niente, procediamo. Questa luna viene solitamente conosciuta come luna immacolata, o almeno questo è il nome con cui mi sono approcciata a questa luna per la prima volta, e come tutte le lune in realtà ha molti nomi a seconda delle tradizioni che voi seguite. Niente, appunto, come vi ho detto andrò molto veloce. Questa luna piena si terrà lunedì prossimo, vi lascio come al solito scritto i vari riferimenti per gli orari qua sopra e niente, quindi procediamo sul significato che ha questa luna. Questa luna cade ancora nel cuore dell'inverno, quando tutto è ancora molto ghiacciato e se la stagione è coerente con il periodo, molte zone sono innevate. Nonostante questo, il sole è ancora molto timido e ben poco tiepido, nato a Iule e con ancora più un'espressa promessa di nuova luce dopo la candelora o Imbolc, come volete chiamarla, inizia appunto a cercare, insomma, di sciogliere questo freddo, a sciogliere questo ghiaccio. Gli animali si trovano ancora in letargo in questo periodo. Alcuni di essi iniziano ad uscire dalla tana un po' per vedere che tempo fa e decidere se continuare a dormire o se la primavera sembra piuttosto imminente. Collegata a questa luna, cadendo appunto vicino al periodo dell'ultimo sabba, Imbolc o la candelora, troviamo proprio in riferimento i giorni della marmotta piuttosto che il risveglio dei serpenti, giorni in cui di solito durante il sabba si batte sulla terra per svegliare questi animali che dormono, nel caso del serpente sotto le radici di un albero, ma anche insomma la marmotta, per invitarli ad uscire e dirgli che comunque è il tempo del risveglio. Nel caso degli orsi, insomma, non si va a battere sopra le tane, però è il periodo in cui magari e si valutano un po' se è il caso di svegliarsi o meno. Sotto la terra iniziano a germogliare le prime pianticelle, un simbolo di questa lunazione come dello scorso sabato sono i crocchi, perché spuntano proprio solitamente in mezzo alla neve ancora, e sugli alberi troviamo già le prime gemme che, essendo che non è sempre proprio coerente, io per esempio qua a Torino ho avuto giorni quasi siberiani, rischiano comunque di gelarsi. Il colore di questa festività è il colore bianco, un colore che risulta essere importante in diverse tradizioni, non soltanto in quelle prettamente pagane o europee, insomma. E niente. Anche questa è una luna ancora diciamo candida, proprio da lì deriva il nome di luna immacolata, dove tutto sembra ancora dormiente, dove tutto è candido, dove tutto è puro e che arriva proprio nel periodo della purificazione, sempre soggetta al sabato appena passato. Come detto, il bianco riveste un particolare significato all'interno della simbologia dei colori, solitamente è associato a riti iniziatici, infatti è previsto sia nei momenti di nascita che nei passaggi della pubertà, sia per i matrimoni, ma talvolta anche per la morte. Come vi ho detto prima, viene usato insolitamente o solitamente in diversi tipi di culture, dall'Africa all'India alla Cina, la nostra cultura generale, sia cattolico-cristiana che comunque anche pagana. In ogni caso, rimane appunto, come vi ho detto, il colore dominante di questa festa proprio perché fuori è tutto innevato e ghiacciato. Il bianco, oltretutto, oltre ad avere questa valenza iniziatica, ha anche una valenza di purificazione, infatti è di nuovi inizi comunque. Difatti, di solito quando si vuole voltare pagina, un capitolo spiacevole della nostra vita, si dice apro una nuova pagina bianca. Questa lunazione ha gli stessi significati, gli stessi colori, in un certo senso, appunto, come ho già detto, della festa di Imbolc, quindi i temi dominanti sono la gioia, la voglia di ritornare a vivere, i giochi legati all'infanzia,
i nuovi progetti, l'aspettarsi nuove cose, il ritorno del calore, eccetera. Anche il carnevale, che cade solitamente in questo mese e ha origini comunque pagane, anche questa festa è proprio un richiamo a questo momento, ai ritorni dell'infanzia, del gioco, del divertimento, eccetera. Gli stessi coriandoli vanno a ricordare i fiori che presto nasceranno, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è il momento di continuare a purificarsi come abbiamo iniziato a fare durante il sabba, e questo deve essere sia un momento di purificazione fisica, che mentale, che spirituale, che emotiva, eccetera. Scusate, i rituali che sono legati a questa festività non hanno solamente una valenza purificatrice, ma spesso anche hanno una valenza protettrice, proprio perché dobbiamo, insomma, ricordarci che la vita va difesa, e che bisogna vivere al meglio. Nell'ambito più domestico, si possono preparare i saponi in modo da dare una sorta già di prima pulizia, di primavera alla nostra casa. Ancora questa luna ci offre la possibilità di chiudere con tutto ciò che non desideriamo più nella nostra vita. Infatti, appunto, uno dei primi atti di cambiamento e di purificazione che possiamo fare per queste lune è proprio cogliere ancora quest'attimo per poterci sbarazzare di tutto quello che non ci serve più, che è vecchio e che, insomma, è negativo per noi. Se non l'abbiamo ancora fatto con le precedenti occasioni, sia delle feste solari che degli altri esbat. Oltre a appunto purificarsi e scacciare queste cose che non vogliamo più, questo è anche il momento, diciamo, di scongelarsi, nel senso che dobbiamo prepararci a uscire dal nostro letargo. Abbiamo incrociato con l'inizio di questo lavoro, con le lune che vi sto proponendo, delle lunazioni che ci richiedevano di stare chiusi in noi stessi, di stare vicino al focolare domestico, di occuparci dei nostri antenati, della nostra famiglia. Adesso non è che non dobbiamo più preoccuparcene, ma nonostante tutto dobbiamo prepararci a nuova vita, e quindi a uscire anche noi allo scoperto dopo essere stati a ragionare e a dedicarci sulle cose più intime. Purificarsi in questo periodo non ha più tanto la valenza di soltanto levare ciò che è negativo, ma è proprio quasi un metodo di togliersi da dosso quello che non va, per rendersi belli, puliti e presentabili per un nuovo appuntamento, per una nuova possibilità che ben presto arriverà insieme alla primavera. Questo periodo è dominato dal segno dell'acquario, che è anche il mio segno, che è un segno, l'ultimo segno che appartiene alla triade dei segni che appartengono all'elemento dell'acqua. Con esso porta nuove idee, nuovi pensieri, nuovi progetti, e tutto ciò che può prendere forma. Questo segno ha il compito di portarci a ragionare su come rompere con il passato per abbracciare un nuovo futuro, e quindi queste nuove idee, questi nuovi progetti e questi nuovi pensieri che questo periodo devono portarci. L'acquario è anche un segno di solidarietà, e quindi ci invita ad effettuare nuove amicizie, nuove alleanze, stringere nuovi rapporti. E il simbolo dell'acquario è un vaso rovesciato da cui fluisce l'acqua, che è proprio un fiume, un rigolo di acqua nuova che può portare nuove amicizie, nuove storie d'amore, nuovi sentimenti. E inoltre simboleggia l'acqua che purifica, nutre e guarisce anche. Quindi abbiamo tutto questo periodo dominato da questo segno, che va appunto quasi fino a metà del mese, per coltivare ciò che questo segno astrologicamente ci può insegnare, fino ad arrivare poi all'ultimo segno, che è quello dei pesci. Una delle idee legate a questa lunazione sicuramente sarà Svati, ma non soltanto, proprio perché in questo periodo venivano anche fatti i bagni di Hera. Come abbiamo già detto, essendo un momento di purificazione e di rigenerazione per prepararsi a vita nuova, questo è anche un buon momento per perdonarci di tutte quelle cose che abbiamo fatto o che non abbiamo fatto, per eliminare i nostri rimorsi, i nostri dispiaceri e soprattutto appunto le cose di cui non riusciamo a perdonarci, in modo da poter riabbracciare la nostra fanciullezza,
essere gioiosi e saper ridere, ballare e divertirci sotto i raggi di questa luna, proprio assaporando semplicemente la nuova promessa di novità e di nuova luce. Durante i riti si accendono le candele bianche. Poi oltretutto vi lascerò al fondo di lato come sempre le corrispondenze, si brucia la salvia per la purificazione e di solito ci si riferisce proprio alle deve fanciullesche perché ricoprano appunto questo ruolo e le faccende legate a questa luna ci possano insegnare appunto la loro lezione. Tra queste dee, oltre a quelle già menzionate, troviamo anche Ishtar, Venere, Atena, Artemide e altre legate sicuramente al culto lunare. Come ho già detto, non ho avuto molto tempo per dedicarmi ancora a questa luna, farò che celebrarla direttamente, perciò non ho neanche ancora la scheda da postare sul mio blog. Non so quando la metterò e se la metterò, perché non ho proprio tempo per scriverla fino al 9. In ogni caso, il libro Le 13 lune per questa lunazione propone il simbolo della Gorgone. Però prima di questo vi lascio di lato le corrispondenze, della Luna, ovviamente. Dicevamo, senza che ve la vado a raccontare, vi invito a leggervi il mito di Gorgone. In sostanza è legato alla pietrificazione, allo sguardo pietrificante che si trova in diverse leggende a seconda di pantheon e tradizioni diverse. In questo caso l'autrice ha scelto Gorgone come simbolo per questa luna proprio per collegarci alla pietrificazione e alle pietre. La simbologia di Gorgone di per sé non mi ha colpita più di tanto, non la sento più di tanto a me vicina, però tutto il resto del ragionamento e dell'invito che questa luna può fare mi è piaciuto particolarmente, sebbene sia un po' in contrasto con quello che è il carattere dominante di questa lunazione. Diciamo che è un lavoro in più che possiamo fare ed è molto particolare perché facendoci ragionare sulla pietrificazione, ovviamente ci porta a ragionare sulle pietre, quello che le pietre sono, quelle che le pietre sono sempre state, il simbolismo che hanno intrinseco dentro di esse e i messaggi perché le pietre sono messaggere. L'autrice ci invita non soltanto a considerare le pietre preziose o i cristalli, che come tutti noi sappiamo hanno una corrispondenza, una simbologia, sono usati per i più disparati motivi, ma bensì ci invita a ragionare sulle pietre comuni, quelle che troviamo per terra, sui fiumi, in riva al mare, i ciottoli, eccetera, eccetera. A questo proposito mi collego a un capitolo molto carino che si trova nel libro di, credo, Magia naturale di Scott Cunningham, se mi sono sbagliata vi lascio scritto qualche riferimento qua sotto, dove proprio vi insegna anche a saper ascoltare le pietre che non sono cristalli e che non sono pietre preziose. Anche in questo libro troviamo appunto una sorta di introduzione all'utilizzo delle pietre comuni e un invito proprio a lavorare con esse. Anche nella danza che verrà proposta. Diciamo intanto che è risaputo che le pietre, a seconda un po' della forma che hanno, a volte hanno aspetti e significati diversi. Solitamente le pietre sono molto legate alla divinazione piuttosto che al portar fortuna. Difatti si pensa che sia le pietre che assumono diciamo, forma sferica, sia le pietre forate, siano delle grandi prostatici di fortuna. Le prime, inoltre, si dice anche che proteggano dagli incidenti. Solitamente, se si trova una pietra di forma circolare abbastanza ben lavorata dalla natura e non dall'uomo, questa viene posta al centro del cerchio piuttosto che dei posti di lavoro dove si eseguono dei rituali, proprio come canalizzatore e spugna che assorbe l'energia che viene creata. Le pietre forate sono invece conosciute un po' in tutto il mondo come simboli di veri e propri di portafortuna. Se si ha la fortuna di trovare una pietra forata è un ottimo amuleto da tenere al collo. In tradizioni quali, per esempio, relative ad alcune tribù africane, invece, dove si possono ammirare magari grandi pietre forate o comunque cumuli fatti a porta appositamente, si pensi che sia molto propizio e porti molto fortuna attraverso
attraversare queste grandi pietre forate per 7 o per 9 volte. Le pietre, diciamo che possono funzionare un po' come le nuvole, nel senso che quando si raccoglie una pietra, questa sicuramente, se ci prestiamo attenzione, ci dà un particolare sentimento piuttosto che trovare in essa una determinata forma a simboleggiare qualcosa. Ovviamente questa forma non è che deve essere riconosciuta cioè, totalmente da chiunque la veda, nel senso, se voi ci vedete, che ne so, un cuore, anche se imperfetto, e un'altra persona invece, boh, non so, ci vede un fiore. Se per voi quella pietra ha il significato del cuore e quindi tutti magari i sentimenti che voi potete legare a questo simbolo, ha questa valenza per voi, un po' come quando appunto si ammirano le nuvole e il nostro cervello, logicamente cerca di dargli una forma nota. Come avevamo detto, già più volte questa luna è ancora appunto legata al sabba e nonostante sia un periodo di purificazione di nuovi inizi, ci invita anche comunque a ragionare sull'irrigidimento e la nostra pietrificazione personale, quindi anche su quanto appunto siamo severi con noi stessi. E qui ci possiamo allacciare al discorso fatto prima, quindi poi entrare nella dimensione del saperci perdonare, di essere più morbidi, eccetera, eccetera. L'animale che questo libro suggerisce per questa luna è il corvo, un altro animale a me molto caro come il lupo della precedente luna. Connotazioni il corvo, la cornacchia è vista come un animale negativo, si dice che in alcune tradizioni porti addirittura sventura, se non morte. Invece in realtà il corvo in moltissime altre fiabe, e in moltissime altre tradizioni è un portatore di messaggi, quindi ha una valenza molto importante. È portatore di messaggi, ve lo posso assicurare, ed è un animale molto saggio e molto intelligente. A questo proposito faccio un'altra piccola parentesi, vi invito ad andare a vedere alcuni video sia sui corvi che sulle cornacchie, insomma sui corvi in generale, che giocano con piccoli giochi di ingegno e valutare appunto l'intelligenza di questi animali. Oltre a questo, non so se lo sapete, ma in autostrada a volte corvi e cornacchie stanno con noci o comunque con frutti muniti di un guscio molto duro e le lanciano proprio sulla strada in attesa che qualche macchina, qualche camion passi sopra per schiacciarle e in questo modo poi vanno a prendere soltanto il frutto. Quindi immaginatevi comunque che sistema di intelligenza hanno proprio anche per farsi aiutare nel cibo e non fare troppo sforzo. I corvi, si dice, appunto, la loro connotazione anche leggermente negativa è data dal fatto che si pensi siano animali legati tra il mondo dei vivi e il mondo dei morti, che possano volgere lo sguardo sia da una parte che dall'altro. Essenzialmente questo potrebbe essere vero, i corvi si vedono molto nei cimiteri, sono legati a tantissime divinità dell'oltretomba, come per esempio dell'oltretomba della morte, come per esempio Hel, come per esempio la Morrigan, oppure anche lo stesso Odino. Ha come compagni i due corvi che sono memoria e pensiero. Adesso i loro nomi in nordico non li so dire, boh, comunque è un animale che generalmente viene molto associato comunque alle divinità ed è molto utile e pressoché appunto considerato più che altro un messaggero degli dèi, un messaggero divino, eccetera, eccetera, più che come portatore di sventura, insomma, un po' in sostanza come per il gatto, ci sono leggende cucite su di esso, eccetera. I corvi inoltre si pensa siano telepatici, hanno comunque un sistema di comunicazione molto avanzato nel regno animale, loro sanno comunicare tra di loro se c'è carenza di cibo o se ce n'è in abbondanza, in modo che altri individui possano aggiungersi allo stormo piuttosto che no. In generale però il corvo è anche legato alla solitudine, poiché spesso preferisce la vita solitaria a quella di gruppo. Mentre la pianta di questa lunazione è il cardo, che è molto spinoso e ricco di sostanze guaritrici, quindi a maggior ragione appunto cade in collegamento con questa luna proprio per aiutarci a guarire e a purificarci.
Come già detto, io non ho avuto tempo neanche per scriverlo questa scheda, quindi non la troverete sul blog, non troverete il link sotto. Non ho idea di quando la posterò, se la posterò sicuramente dopo il 9 a questo punto. Quindi mi aiuto per quanto riguarda la parte della danza, leggicchiando direttamente dal libro. Per essere più precisa possibile, visto che non potete leggerla, come sapete di solito io salto questa parte, ve la faccio leggere, però insomma questa volta invece ve la vado a raccontare. Sempre sotto il punto di vista del tema della pietrificazione, questa danza si svolge in due momenti, uno di concentrazione e uno di meditazione. A mio parere, potete svolgerli anche indistintamente senza collegarli per forza tra di loro. Sono due comunque esperimenti molto carini e molto belli. Il primo, che per quanto riguarda la concentrazione, si svolge in questo modo: ci si siede a terra con le gambe incrociate e la schiena dritta. Potete scegliere sia di farlo dentro casa, magari vestiti con i colori coordinati ai colori utilizzati per questa lunazione, piuttosto che farlo all'aperto in modo preferibile su una collina. L'attenzione si sposta essenzialmente sul respiro, si inizia inspirando di sotto dell'ombelico, quindi dalla zona del delta del Venere, riempiendolo. Dopodiché si espira e si lascia fluire questa energia che avete formato in quella zona in tutto il corpo, quindi si lascia fluire all'interno della pancia, all'interno del petto, nelle gambe, nelle braccia, fino all'estremità del vostro corpo, quindi fino alla sommità della testa, fino alle punte delle dita delle vostre mani e fino alle punte delle dita dei vostri piedi. In questo modo si ripete poi, espirando, inspirando, espirando, espirando. Quando pensate di aver accumulato abbastanza energia, immaginate di condensarvi, diventate sempre più densi, sempre più spessi, fatti di una sostanza, dura, e immaginate una pietra che vi si presenta di fronte. Dopodiché, da immaginare semplicemente questa pietra e ammirarla nella sua fattezza, diventate la pietra stessa, entrate nella pietra, fondetevi nel posto in cui la pietra sta, lasciate che vi passino sopra le foglie, gli animali, eccetera. Diventate pietra, trasformatevi in pietra. Sentite le gocce della pioggia che cade, il sole che vi rende calde colpendo la vostra superficie, eccetera, eccetera. Dopodiché, quando siete stati pieni, avete assaporato appieno tutto questo procedimento, quest'essere pietra, ritrasformatevi in qualcosa di più leggero, uscite dalla pietra e man mano tornate dentro il vostro corpo, allargandovi e insomma prendendo appunto posizione totalmente nel vostro corpo. Quando siete pronti, aprite ovviamente gli occhi. Mentre l'altra parte, quella di meditazione, è fatta con delle vere pietre vere e proprie. La parte della meditazione è poi in realtà la vera e propria danza. Allora, si fa un cerchio di 13 pietre. Io in questo caso vi consiglio di raccoglierle prima se non le avete, o nel caso se volete usare comunque dei cristalli. L'importante è che siano 13, in modo che noi siamo sempre nell'ambito delle lunazioni. Questo rito è preferibile farlo all'aperto, però se non si ha la disponibilità va bene comunque. All'aperto in cima a una collina, proprio consigliato in questo modo. Si fa questo cerchio di pietre e si tendono le braccia in questo modo davanti e ci si concentra pietra per pietra su il messaggio che è questa da noi. Impariamo ad ascoltarla, sentiamo che cosa ci trasmette, la sua forma, il suo colore, piuttosto che la vera e propria energia. Lo facciamo per tutte e 13 le pietre. Dopodiché iniziamo a danzare, in realtà veramente per le pietre. Danziamo e mentre danziamo continuiamo a osservare ogni pietra una per una. Danziamo davanti a ogni singola pietra per qualche istante e dopodiché ci fermiamo rigidi in mezzo a questo cerchio di pietre e ci concentriamo nuovamente sui sentimenti e sulle associazioni e sulle immagini che ogni singola pietra ci ha dato. In questo modo dovremo proprio ricevere dei veri e propri messaggi dalle pietre. Quando avete finito questa danza, toccate ogni pietra con la mano sinistra e poi, se siete all'aperto, sarebbe bello che voi lasciaste queste pietre in questo luogo.
questo luogo anche un po' più ravvicinate rispetto a come le avete posizionate, o comunque che le portiate in un luogo dove potete lasciarle proprio come se fosse poi un circolo di potere. Un'altra variante, se vogliamo, un po' più fanciullesca di questo. Di una danza per questa luna è il gioco di, io lo chiamavo fulmine da bambina, che è quello dove insomma uno deve prendere tutti quanti, quando prende qualcuno questa persona si deve bloccare e rimane immobile in quel punto finché non viene liberata da un altro bambino. Quindi, oltre alla purificazione, alla gioia di vivere, alla fanciullezza, alla giovinezza, ai nuovi progetti, le nuove forze, le nuove idee che questa luna porta sia nei suoi simboli, sia astrologicamente, sia proprio come visuale, come possiamo osservare dalla natura, un altro tema di questa luna è appunto l'irrigidimento. I suggerimenti per questa luna. Allora, l'altare è ancora allestito per Imbolc, quindi non l'ho ancora preparato per la luna e poi insomma devo sempre vedere un po' come fare. Io per le lune insomma non è che addobbo chissà quanto, in genere mi metto tranquilla seduta a terra con qualche candelina e niente di più, molto semplice. Comunque indossate abiti ovviamente bianchi perché questo è il colore di questa festa per ricordare la giovinezza e l'innocenza e la gioia. Potete decorare l'altare con fiori bianchi, soprattutto tutto se avete la fortuna di trovare crocchi o bucaneve, insomma, che sono proprio le piante di questo periodo. Per tracciare il cerchio viene suggerito da Dorothy Morrison di usare la bacchetta, ma io sono dell'idea che poi alla fine ognuno possa avere il proprio modo di tracciare il cerchio come volete. Potete bruciare della salvia, come abbiamo detto, sia puri per purificare lo spazio che per purificare voi stessi. Ovviamente anche le candele saranno di colore bianco e per il banchetto potete servire biscotti con scaglie di cioccolato, cioccolato bianco, cioccolato al latte, latte da bere, eccetera. Come diciamo piccoli rituali che potete fare per questa lunazione, potete fare scrivendo su dei foglietti di carta cosa desiderate ricevere, quindi ispirazione piuttosto che fortuna, piuttosto che un nuovo inizio, un nuovo amore, ricucire un rapporto, qualsiasi cosa vi venga in mente che volete ottenere per voi, e poi potete buttare questo foglietto in acqua corrente, quindi se lo festeggiate questa luna all'aperto e avete la fortuna di avere un fiumiciattolo vicino, potete farlo lì. Potete al massimo, proprio mal che vada, buttarlo nel water di casa, anche se è proprio orribile come cosa, però a noi streghe moderne, soprattutto di città, purtroppo a volte capita anche di dover un po' adeguare così, oppure conservarlo e andarlo a buttare il giorno dopo, come probabilmente se lo farò io, visto che ho comunque il fiume vicino a casa. Niente, e recitare qualcosa di propizio per questo gesto. Si prega essenzialmente l'acqua di soddisfare i vostri bisogni, i vostri desideri, trasportandoli con sé fino al cosmo in modo che appunto si realizzino. Per quanto riguarda la parte dei suggerimenti di proprio come celebrare, trovate la scheda sul forum di Sacerdotesse di Avalon lì da secoli, o comunque quello che Dorothy Morrison suggerisce nel suo libro. In ultimissima cosa, se siete appunto una persona che si deve perdonare molte cose o che tende ad accumulare rapporti che non sono tanto positivi, situazioni un po' negative, ad accumulare la negatività, o che state semplicemente vivendo un momento particolarmente negativo e non tanto piacevole, e in particolare senza fare nomi, so che c'è una persona che sicuramente che guarderà questo video che potrà trovare un impulso nuovo per cercare di portare un piccolo miglioramento alla situazione della sua vita, tu sai chi sei, e ti saluto. E niente, potete approfittare sempre di questa luna, proprio come abbiamo detto, perché è il momento di liberarci di tutte queste cose, recitando qualcosa di propizio, proprio chiedendo alla luna, alla divinità, di portare via dalla nostra vita questa cosa in modo da renderci migliore e rendere migliore la nostra vita.
Detto questo, diciamo che ho finito, sono andata un po' veloce, un po' più veloce del solito, ma sono sicura di aver fatto 20 minuti di video almeno lo stesso. Nulla, non credo di avere particolari note da darvi, tranne che ho iniziato a riscrivere una fanfiction che avevo iniziato tanti anni fa, forse nel 2007-2008, insieme a una persona, con cui non parlo più. E niente, ho pensato e ripensato, era una storia che era nata da una mia idea e mi ero semplicemente fatta aiutare a scriverla da questa persona, perché intanto io non mi reputo una scrittrice, non sono brava a scrivere, sono dislessica e lo sono veramente e ho delle carenze in italiano non indifferenti, magari non tanto nel parlato ma nello scritto abbastanza. In ogni caso, se non siete delle persone super critiche, impallinate proprio con l'italiano perfetto, eccetera, eccetera, e avete voglia di leggere una storiella carina che non ha niente di prettamente magico, anche se un po' di esoterismo ci sarà, è semplicemente una storia d'amore di due giovani abbastanza moderna, non fatta a mo' di tre metri sopra il cielo, perché anche no. Vi lascio il link qui sotto di dove la sto scrivendo. Vi ricordo a tal proposito altre cosine. Allora, una è che intanto questa storia si trova anche su EFP, che è un sito di fanfiction dove io sono iscritta da anni e ricevo mazzulate da anni per il modo che ho di scrivere, ma non mi rassegno. Se la leggete nel blog, siamo già all'undicesimo capitolo, ovviamente dovete consultare l'elenco dei capitoli che trovate di lato per leggerla dal primo, e se lo fate, mi lasciate un commentino. Su EFP, così come sempre nel bordino di lato di questa fanfiction che si chiama Every Time I Die, come una canzone di Children of Bodom, trovate anche dei link per altre due fanfiction. Una è finita e si chiama Sweet Sacrifice ed è un mio grande orgoglio. Sono tantissimi capitoli, molto corti ma tantissimi, alcuni con errori ortografici, di scrittura, eccetera, eccetera, che non ho mai ricontrollato, anch'essa copiata e aperta su un nuovo blog ora che Splinter ha chiuso. È una fanfiction sul tema di Harry Potter e fino al decimo capitolo non si capisce tanto di quali personaggi parla, è diciamo una what if. E niente. È il mio orgoglio per due motivi. Intanto perché è l'unica fanfiction che ho finito, perché la storia io l'ho trovata carina e originale, sarà perché i personaggi piacciono in modo particolare a me, e soprattutto perché i primi 10 capitoli di questa storia io li scrissi con uno dei miei migliori amici, anche questa era appunto stata iniziata, avevamo iniziato a scriverla a due mani, poi lui si ritirò perché non aveva più voglia essenzialmente, ma fu il primo comunque fan, il primo lettore di questa storia. Ora tra pochi giorni sarà comunque l'anniversario della morte di questo mio amico, e quindi a maggior ragione, insomma, se la leggete mi fa ancora più piacere, non è tanto quanto per farmi pubblicità, ma proprio per ricordare Gio ancora un attimo così. Oltre a questa ce n'è un'altra su Bellatrix Lestrange che non è finita, non so se la finirò mai, e un'altra che c'è al momento soltanto su EFP, che invece è proprio una storia paganella che io volevo estendere proprio nell'ambito delle 13 lune, ma non sono più tanto sicura che andrà così, perché nella mia vita stanno avvenendo degli stravolgimenti un po' particolari. Comunque, c'è solo un capitolo di questa. Niente, per concludere, proprio per questa cosa carina di scrivere e non scrivere che accomuna tante persone, quelle che amano la lettura, che amano leggere storie, soprattutto magari gli piacciono versioni diverse di storie già conosciute, sul forum Sacerdotesse di Avalon ho aperto un piccolo spazio proprio anche per poter scrivere delle storie brevi, delle poesie, eccetera. Potete partecipare ovviamente se siete iscritti al forum, c'è un regolamento un pochino rigido da dover leggere, ma necessario.
Nonostante questo, anche se siete delle capre a scrivere, siete liberi di farlo, nessuno vi insulterà e nessuno vi verrà a criticare per come lo fate. Chi ha piacere leggerà, chi non ha piacere non leggerà. Niente, detto questo, finisco perché in realtà questo video sta diventando lunghissimo. E niente, ci vediamo al prossimo video che probabilmente sarà per la luna di marzo, a meno che io non mi liberi prima di vari impegni e cose varie, eccetera. Vi lascio facendovi vedere una foto di una cosa che ho fatto ieri, di cui ovviamente vado molto orgogliosa. Ciao!